L'acqua è talmente fredda che la temperatura non sale. Questo è nel reparto pediatrico dell'ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli. Sì, siamo senza acqua calda, con i bambini che comunque hanno bisogno di igiene, diciamo. E io personalmente, io ho mio figlio che è allergico alle salviette imbevute, quindi non posso lavarlo, con quelle devo usare l'acqua, ma non c'è l'acqua calda. Poi non danno né cuscini né lenzuola, abbiamo portato noi tutto da casa. E hanno detto portate fornellini e pentole da casa, fate l'acqua calda e lavate i vostri bambini. Se non vi conviene, li potete anche trasferire in un altro ospedale. Igieniche pessime, cioè non vengono a pulire, vengono ma giusto con la spazzatura a terra. Comunque ci sono dei bambini con vari problemi e per me comunque la pulizia dovrebbe essere la prima cosa. L'acqua è talmente fredda che la temperatura non sale. Questo è nel reparto pediatrico dell'ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli. Hanno detto che la caldaia è vecchia e l'ospedale non ha soldi per aggiustarla, diciamo. Uscito, abbiamo trovato una persona ubriaca seduta su queste panchine estesa che dormiva. Abbiamo chiamato la guardia e ha detto se vi fa qualcosa potete parlare, finché non fa niente non replicate proprio. Noi abbiamo replicato più volte il problema, loro rispondono se non vi conviene trasferite, altrimenti portatevi la roba da casa. Per me non è una risposta da dare, dovrebbero provvedere loro a queste cose, perché comunque si tratta di bambini. Siamo noi adulti una cosa, però bambini neonati.